Allora, stavo leggendo questo libro di Martin Soderquist, il primo libro di Martin Soderquist, che è anche il primo libro sulla terapia singola per le coppie, Single Session, One at a Time Counseling with Couples. Martin è veramente un esperto rispetto a questo. Lui da anni si occupa di terapia da sola singola per le coppie, ha scritto diversi articoli, capitoli per libri sull'argomento, sarà anche partecipante al nostro simposio in terapia da sola singola a novembre, 10, 11, 12 novembre 2023 a Roma. E ho trovato un dato interessante che mi ha fatto un po' riflettere, su cui ho pensato che potesse essere utile fare un video, cioè perché le persone scelgono di fare una terapia a seduta singola, perché quindi di conseguenza, visto che noi dobbiamo essere orientati a quello che la persona può scegliere, perché noi di conseguenza dovremmo metterlo tra i nostri servizi. Noi abbiamo sempre detto durante le nostre formazioni, noi dell'Italian Center for Single Session Therapy, che sostanzialmente la terapia a seduta singola viene, scusate, le persone non scelgono di fare psicoterapia per diversi motivi, tra cui tre in particolare. Il primo è ho paura che costi troppo, il secondo è ho paura che duri troppo e il terzo è penso che il mio problema non sia un problema da psicoterapia, anche quando noi invece come psicologi e psicoterapeuti diremmo che lo è. Interessante peraltro notare che queste tre motivazioni si legano moltissimo a un concetto, un fatto, un fenomeno che è chiamato unexpressed help seek, cioè richiesta di aiuto non espressa, che a seconda delle ricerche internazionali va dal 60 al 90%, che significa l'unexpressed help seek, cioè ci sono dal 60 al 90% delle persone che potrebbero beneficiare di un supporto di uno psicologo, di uno psicatra, di uno psicoterapeuta, di un operatore della salute mentale, bene, dal 60 al 90% non vanno mai da una di queste figure, non ci si rivolgono, perché per tanti motivi, tra cui quei tre che ho elencato prima, la paura che costi troppo, che duri troppo o che il problema non sia adatto a quel tipo di professionista. Ora, questo è interessante per lo psicologo, perché vuol dire che per abbattere le barriere che fanno sì che le persone non vengano da noi, dobbiamo cercare di tenere quantomeno in considerazione questi punti, cioè il costo che deve essere adeguato o comunque deve essere razionalizzato. Non vuol dire, attenzione, far sì che il costo sia necessariamente basso e fare un gioco al ribasso, perché questo alla lunga porta soltanto frustrazione nel singolo, nel terapeuta, e problematiche per i clienti, perché è inevitabile che un prezzo basso poi ricade su anche la formazione del terapeuta, che farà formazione sempre meno di valore e quindi darà servizi sempre meno significativi, utili per il cliente. Ovviamente non è l'unico motivo per cui non fare un prezzo basso, ma è uno dei tanti che potremmo andare a evidenziare. Ragionare, dicevamo, anche sul fatto che la persona teme che duri troppo. Io qui posso tirare in ballo le terapie brevi, e quindi se sei un terapeuta breve, se sei su questo canale probabilmente perché sei interessato alle terapie brevi, far presente al cliente che esistono le terapie brevi, che è un modo di lavorare che va ormai al di là del fatto di una terapia che dura tanto, che è un concetto, sto cercando di cambiare la luce, che è un concetto che, meglio o no, peggio, ma facciamo così, che è un concetto che ormai sta entrando all'interno della pratica, della conoscenza delle persone. Non mi ero preparato niente, quindi qua c'ho tutti gli accrocchi, ho il Buddha dietro che ci saluta, ma che va tenuto in considerazione, perché molte persone ancora hanno questa paura che dura troppo. Però non è solo una questione di terapie brevi, perché ormai tante terapie durano poco, la terapia non dura necessariamente tanto. Le terapie brevi hanno una durata
media, se prendiamo le meta-analisi della solution focus, tra le 3 e le 5 sedute, comunque sotto le 10, però anche una cognitivo-comportamentale spesso si attesta intorno alle 15 sedute. Quindi comunicargli questo e anche fargli capire il vero valore del terapeuta, dello psicologo, cioè fargli capire che probabilmente tante delle questioni che sono considerate non da psicologo, tante motivazioni che vengono sintetizzate nel ma io non sono pazzo, non ho bisogno di uno psicologo, sono in realtà irrealistiche e tante cose possono invece essere di aiuto. Io dico sempre, ho fatto 8 terapie e non vedo l'ora di fare la nona, e lo dico veramente perché tutte le volte in cui ho avuto da fare terapia per problematiche più, per mai gravi, però magari più limitanti o anche solo per momenti di vita in cui avevo bisogno del confronto con qualcuno, ne ho sempre tratto dei grandi vantaggi, anche a livello professionale, però beh, questa è una cosa ovviamente che riguarda me come psicologo, però far capire ai clienti che invece tante problematiche che gli sembrano irrisolvibili o troppo costose per essere affrontate o che durerebbero troppo per essere nel momento in cui vengono affrontate, in realtà sono alla portata loro e dello psicologo. Quindi queste sono 3 motivazioni, ma leggendo il libro del nostro caro Martin ne saltano fuori altre, alcune in linea con queste, che peraltro riguardano specificamente le coppie, quindi è anche interessante vedere come proprio nella coppia si declini tutto questo discorso. Lui ha fatto proprio una piccola ricerca, sto leggendo, e su 47, o meglio, su un campione di 47 coppie, hanno detto che hanno scelto la terapia a seduta singola. Scusate, il campione forse era più grande, ma di questo campione 47 coppie, non mi sono scritto la percentuale, aveva scelto la terapia sulla singola per vedere se la terapia facesse per loro. Quindi questa è una prima motivazione. Volevano provare, volevano un primo approccio. Questa è una cosa fantastica, si allinea con quello che abbiamo detto prima, benché non sia stato nella ricerca ben specificato, almeno nel libro ben specificato cosa si intendesse per vedere se faceva con loro, possiamo ipotizzare che può riguardare il primo punto, quello dei soldi, ma ancora di più il terzo punto, quello del non penso che il mio problema sia un problema da psicoterapia. Messo al contrario è fammi vedere se la psicoterapia è adatta al mio tipo di problema. Quindi ecco che la terapia pseudosingola, perché qua parliamo di coppie che hanno scelto la terapia pseudosingola proprio, mentre l'Express Adult Psych riguarda persone che scelgono, o meglio, che non scelgono la psicoterapia in generale. Quindi è interessante che un certo numero di coppie ha scelto la terapia a seduta singola come primo approccio. E questo a te deve interessare molto come psicologo e psicoterapeuta, perché se pratichi questo metodo puoi far parlarne sugli appositi canali per dire alla persona: guarda che questo è un primo approccio, può essere un primo approccio, può essere sufficiente, può darsi che poi non hai più bisogno di altri incontri, potrebbe essere tutto quello di cui hai bisogno, oppure poi potresti scoprire di aver bisogno di altri incontri e decidi se continuare con me o con altri. Però è un ottimo primo approccio, anziché fare la prima seduta gratuita, che è una cosa abominevole, ragazzi. Io l'ho fatto come test tanti anni fa, la prima seduta gratuita, e vi dico che non è cambiato niente, non arrivano più persone perché fai la prima seduta gratuita. Almeno nel mio test non è successo questo. Quando ho smesso di fare la prima seduta gratuita, è arrivato lo stesso numero di persone, non ho avuto un decremento, anzi, ho avuto un incremento, ma probabilmente legato ad altro. Però in un tempo ragionevole, confrontabile con quello precedente, non c'è nessun tipo di appunto decremento delle sedute. Non solo, ora che sappiamo, noi sappiamo che le persone fanno la terapia sulla singola anche senza che tu faccia la terapia sulla singola, cioè le persone traggono beneficio dal primo incontro anche senza che tu abbia impostato quel primo incontro con una modalità di terapia a seduta singola. Quindi ti pare che tu gli fai un primo incontro gratuito e magari loro se ne vanno, hanno dato un beneficio e non ti sei fatto pagare? Cioè, è proprio assurdo come concetto, no? No, invece dobbiamo cavalcare l'idea che le persone fanno un primo incontro perché vogliono vedere se è utile per loro, perché da un lato farà avvicinare quelle persone che sono un po' scettiche, dall'altro
quando hanno fatto questo incontro, magari hanno tratto ciò di cui avevano bisogno, se ne vanno, però tu hai avuto il giusto compenso per il tuo lavoro. Un'altra motivazione è che delle persone pensano che una seduta sola sia sufficiente, cioè molte persone non lo pensano solo alla fine, non so se voi siete gli uccellini, insomma, un casino qua. Non lo pensano soltanto alla fine dell'incontro, ah, questo incontro è stato sufficiente, non ho più bisogno di altri incontri. Lo pensano anche prima. Molte persone approcciano con l'idea del, molte coppie in questo caso, hanno approcciato con l'idea che un incontro era sufficiente, non c'era bisogno di più. Poi magari l'hanno modificato durante la seduta stessa. Ho detto, no, effettivamente ora penso che abbia bisogno di qualche incontro in più. Ma è interessante che molti invece lo pensano fin da prima. Perché è interessante? Perché collima con il secondo e il terzo punto dell'Unexpressed Help Seek, cioè molte persone possono dire non vado in terapia perché dura troppo, io magari avrei bisogno di un incontro, di farmi una, loro direbbero una chiacchierata, noi diremmo sì, un colloquio magari che ti aiuta a vedere le cose sotto un punto di vista diverso. Solo che dicono loro, se la prospettiva è che dura anni, però anche mesi, non sento di averne bisogno. E invece se noi gli diciamo, guarda che io faccio anche terapia a seduta singola, ecco che apriamo a diverse, rispondiamo a questo tipo di esigenza che esiste, quindi ignorarla è proprio una mancanza nostra, una sciocchezza da parte nostra. Diciamo, parliamo il linguaggio del cliente, parliamo lo stesso linguaggio del cliente. Inoltre si aggancia proprio all'idea del, sia che dura troppo, sia all'idea del, penso che non sia adatto a me, penso che non sia adatto a me un percorso ongoing, per me magari è più adatto un percorso di un'unica seduta. Ripeto, poi magari cambiano idea, ma non è il nostro scopo, non è fargli cambiare idea e dirgli no, tu hai bisogno di più sedute, è andare incontro, in modi ragionevoli ovviamente, a quelle che sono delle esigenze del cliente. Il bello, questa è una cosa che noi facciamo e pretendiamo come clienti in tantissimi servizi, pretendiamo che le cose siano fatte in un certo modo. Una pretesa anche gentile, non una pretesa fatta in maniera arrogante o autoritaria. Però poi quando facciamo noi psicologi non siamo disposti ad andare incontro a una certa richiesta, a una certa pretesa. Come quando vai al ristorante, dice, guarda, non mi ci mette il parmigiano sopra, e il ristorante dice, no, no, il parmigiano te lo devo mettere perché io questo piatto lo faccio con il parmigiano. Sono lo chef stellato. Quindi ho col parmigiano un senso, chef stellato, magari glielo fai fare come vuoi a lui, però a meno che noi non siamo psicologi stellati, forse un minimo di adattamento si potrebbe anche fare. Il terzo motivo, e vado a chiudere da questo video, è perché proprio molte coppie pensano di non avere un grande problema. E questo è importante, va rispettato. Noi dobbiamo stare innanzitutto con quella che è la percezione della persona. Noi possiamo anche avere la teoria che c'è un attaccamento disfunzionale, c'è un problema con il materno, c'è quello che ti pare, c'è bisogno di fare un lavoro, c'è un trauma, c'è bisogno di fare un lavoro importante, però non possiamo andare a sostituire la nostra verità con la verità della persona. Se la persona ritiene che il suo problema non è importante, accogliamo questa richiesta. E se la persona, se accogliamo questa richiesta e se abbiamo, scusate, poi proprio la necessità di dover far, di voler far vedere alla persona che ci potrebbe essere anche altro, glielo proponiamo, non glielo imponiamo. Tutto questo nell'alveo della terapia seduta singola cosa significa? Che diamo la possibilità anche nella nostra comunicazione, diciamolo, noi siamo su quello che mi porti tu, poi io ti posso proporre altro, come peraltro facciamo noi stessi, torniamo all'esempio di prima, con altri professionisti, quando gli andiamo a dire: guarda, io ho bisogno di questa cosa qui, non voglio altro, non mi interessa, non sono in grado. Faccio un esempio un po' imbarazzante in realtà, ma poi chissà perché. Qualche tempo fa ho accompagnato la mia compagna Temporary Store, dove vendevano delle creme, creme idratanti, cose così, molto interessante peraltro. Beh, ho detto, prova anche tu, ti facevano
c'era il medico che ti faceva una visita, 5 minuti, per me era più una visita di vendita, però ti dava due, tre idee basandoti sulle tue richieste e poi ti consigliavo ovviamente il prodotto che vendevano in quel negozio. E io quando ci ho parlato, la prima mia compagna dice le sue cose, espertissima ovviamente, io ci ho parlato e ho detto guarda, io non ho mai messo una crema in vita mia, non sono il tipo da, sono qua per curiosità, non mi guardami, dimmi quello che pensi, ma non mi dare 2000 cose perché non lo farei, c'è cioè una routine che non ho, sono anche scettico onestamente, non mi piace anzi da di schiaffarmi roba in faccia, quindi... E lei tranquillissima ha detto, ok, guarda, guarda un po', tu cosa hai, cosa non hai, ok? Guarda, io ti consiglierei queste due cose. Cosa è prioritario per te? Ho detto, guarda, niente, se dovessi dire qualcosa, le occhiaie, perché dormo e non dormo, cioè, queste cose. Allora, guarda, ho due prodotti, uno sì, per la pelle, uno per le occhiaie, basta. È venuta incontro a quella che era la mia esigenza. Poi magari guardandomi avrebbe anche detto, sai, ci sarebbe quest'altra cosa che è la pelle un po' grassa, ci sarebbe, che ne so, non so neanche di che cosa parlare perché è un ambito che non conosco, però mi avrebbe potuto consigliare sicuramente un sacco di altra roba. Ma è stata su quello che ho voluto io, il che peraltro mi ha dato fiducia, perché se io dovessi ritornare, vedendo quello che magari fa la mia compagnia, eccetera, ma sai che anche io potrei provare questo prodotto. Quindi proporre, non imporre, come mi ricorda sempre Michael Hoyt, e andare incontro a quella che è l'esigenza, ancora una volta, del cliente. Dice che una seduta pensa che potrebbe bastare, dice che pensa di avere un grande problema. Siamo su quello, al massimo, diciamo, guarda, poi ho notato questa cosa, se vuoi, ci lavoriamo. Attenzione, è ovvio che ci sono quelle situazioni in cui c'è qualcosa di talmente importante, forte, che emerge con prepotenza, che magari l'imposizione mai, però una proposta, una proposizione altrettanto importante la possiamo fare. Guarda, perdonami, da quello che mi hai raccontato, io vedo un rischio qua importante, ho paura che tu possa farti il male, che possa fare il male agli altri. Temo che la situazione che mi stai descrivendo finisca per diventare sempre più limitante e debilitante per te e per i tuoi cari. Io ti consiglierei caldamente di vederci, magari fare solo una prova per qualche incontro, ma di vederci ancora, se non me, qualche altro professionista, però di fare un percorso. Una situazione di questo genere c'è in cui tu puoi e un po' devi chiedere al cliente, proporre al cliente. Il nostro errore è far diventare questo tutto, generalizzarlo nei termini del a ogni persona quando io intuisco una cosa, glielo devo dire che deve fare un percorso di, a volte è colpa anche delle nostre teorie, però non apro questo capitolo, altrimenti non usciamo più. Va bene, ragazzi, spero di esservi stato di aiuto. Oggi abbiamo visto un pochino tre motivi, più tre, per cui è interessante e utile andare a proporre la terapia sulla singola. Tanto che non pubblicavo video, il tempo veramente oggi lo pubblico perché devo vedere con Carlo Massaruto. Poi è saltata la seduta perché è lunedì prossimo, non è oggi. E quindi non ne approfitto per fare questo video. Spero di riuscire. Siamo tutti focalizzati sul simposio di novembre, quindi siamo così. Spero di riuscire magari prima dell'estate, a farne un altro, prima dell'estate, cioè entro 9 giorni, diciamo prima di agosto, a farne un altro. E grazie per seguire sempre i video, grazie per seguire sempre Instagram. Qualunque cosa pubblicate, commenti qui sotto, vi rispondo il prima possibile. Ciao.